magari qualcuno si ricorda quando mi ha visto a qualche evento, che uso un Microsoft Surface come computer personale. Mi ci trovo molto bene, ce l'ho da un anno e mezzo, veramente è molto pratico. In questo tempo però, essendo è un computer touch, ma non l'ho mai usato, per esempio, con una penna e quindi per prendere gli appunti. In questo periodo, un po' particolare per tutti noi, ho sentito l'esigenza di prendere degli appunti più strutturati all'interno di OneNote, di sketchare, di fare qualche disegno, ma che fosse sempre memorizzati dentro il computer senza usare la carta. Così ho detto, vediamo se su Amazon trovo una penna compatibile, non mi interessano particolari prestazioni, punti di pressione, non sono un disegnatore, voglio solo spendere poco e fare una prova. Così sono andato su Amazon e ho trovato questa. Non è mio interesse fare nessuna sponsorizzazione. Se volete, usate probabilmente questa, prendetene un'altra, magari ce l'avete. Oggi addirittura scopro che costa pure molto meno di quanto l'ho pagata io qualche giorno fa, per cui secondo me è assolutamente un affarone. Bene, ho qualche idea in testa tra tanti progetti che mi piacerebbe realizzare. Uno di questi è legato al mondo dell'IoT. Sapete che a me piace giocare con Azure IoT Hub. In questo periodo sto cominciando a studiare le time series e quindi poter verificare come fare anomaly detection piuttosto che predictive maintenance analizzando delle time series. Il problema in questo caso è avere dei sample di dati che siano significativi. Spesso quando si fanno delle demo con IoT Hub, cosa si fa? Si crea un simulatore di device che tramite tipicamente un randomizzatore genera dei valori casuali. E in questo caso, se vogliamo analizzare in maniera più seria, le time series, un randomizzatore non è molto pratico, anzi, più che pratico, non serve assolutamente niente perché i valori non hanno nessun significato. E così adesso invece vedendo la penna mi è venuta un'idea. Per quale motivo? Perché quando si spiegano le time series, si spiegano dei device con dei sensori che generano dei particolari valori, noi cosa andiamo a fare? Noi tracciamo gli assi cartesiani, andiamo a dire che questo è il tempo e questa è la temperatura. E cosa andiamo a dire? Andiamo a dire, per esempio, che questo è l'andamento della nostra temperatura. Piuttosto che andiamo a fare questo e poi quando sale magari andiamo a dire poi ci sono delle oscillazioni e cose di questo genere. Capite che tracciarlo a mano si è molto più significativi quando andiamo a rappresentare dei valori. O meglio, con un disegno noi effettivamente riusciamo a definire qualitativamente cosa vorremmo ottenere. Beh, in realtà potete immaginare che una linea tracciata così con la penna in realtà è fatta di tanti punti. Ecco, bene, e allora cosa potremmo fare? Beh, se questi punti sono su uno schermo, sicuramente potremmo dire che questi sono i punti espressi in coordinate schermo. No, adesso lo schermo di un Surface è 2100 per 1000 qualcosa. Adesso ho rappresentato 1800 come due rappresentativi. Bene, queste sono le coordinate schermo. Se noi andiamo a dire che il massimo del tempo sono le 24 ore, e questo è lo zero. Qui abbiamo
0 gradi centigradi e qui abbiamo, che ne so, 400 gradi centigradi, beh, potete capire che allora il tempo, che cos'è? Sarà 24 su 1000 per la x di un generico punto, mentre la temperatura sarà 400 diviso 800 per il punto x. Ecco che quindi con queste due formule noi otteniamo il nostro T temp, che diventano che cosa? Diventano il nostro sample. Cosa significa? Che se noi trasformiamo ogni singolo punto in un vettore di accoppiate T temp, a quel punto noi possiamo fare un ciclo su questo e creare tanti messaggi che possiamo spedire come eventi di un ipotetico device che appunto nel nostro caso è simulato. Ecco quindi l'idea, quindi creare un programma che permetta di disegnare una linea di questo genere, trasformarla in punti XY, convertire i punti XY secondo questa formula in coordinate della nostra simulazione e spedirle come eventi su un Azure IoT Hub. Questa è l'idea, del nostro esercizio. Armati del nostro Visual Studio, come possiamo realizzare un simulatore di device che permetta di disegnare e trasformare quello che abbiamo disegnato in messaggi che possiamo spedire verso un Azure IoT Hub? Beh, la cosa che mi viene in mente è, ricordando quanto ho letto, perché effettivamente a suo tempo non avevo avuto mai la necessità di provarlo, è che esiste un qualcosa che si chiama Ink Canvas all'interno dell'applicazione WPF. Quindi potremmo sviluppare un'applicazione WPF per, contenente un Ink Canvas, disegnare la nostra curva che permette di rappresentare il nostro andamento temporale dei valori di un determinato sensore e questi poi spedirlo. Dato che adesso abbiamo .NET Core nella versione 3.1 ad oggi, ci ricordiamo che a partire dalla 3.0 finalmente è supportato di nuovo l'ambiente WPF. Quindi a questo punto creiamo una nuova applicazione WPF che magari è da tanto che non se ne parla e facciamo un nuovo progetto. Quindi file, nuovo progetto, cerchiamo WPFApp.NET Core e creiamo una nuova soluzione che chiameremo IoT Hub Device Simulator. Per prima cosa facciamo una verifica veloce di quello che vogliamo fare e quindi nel template di base del progetto WPF andiamo immediatamente a creare un Ink Canvas. Semplicemente all'interno del layout in XAML, all'interno del grid, inseriamo Ink Canvas e andiamo ad eseguire. Ecco qua, prendiamo la penna. E vedete che è possibile disegnare direttamente all'interno del canvas. Benissimo, funziona. Ottimo, quindi primo verifica che funzioni, funziona. Come capite, avendo solo semplicemente aggiunto Link Canvas. Bene, adesso diamo un'impostazione corretta al progetto. Ora, non mi è mai piaciuto utilizzare particolari framework, mi è sempre piaciuto scrivere per conto mio il codice XAML, per cui di base io prendo, butto via app XAML e main window XAML e cosa comincio a fare? Creo, utilizzando il pattern model view model, andiamo a creare add folder view models
folder views. Andiamo a creare prima la classe program, perché dobbiamo ridare un entry point all'applicativo. Andiamo ad aggiungere static class program, static void main. Ricordiamoci che in un'applicazione desktop dobbiamo associare il dichiarare che sulla main viene eseguito nel single thread apartment. Bene, andiamo a creare il view model nella cartella view models, quindi canvas view model. Ricordiamoci come è fatto un view model: tipicamente dobbiamo aggiungere implementare l'interfaccia e notify property changed, implementare a partire dal system component model la notify property changed. Dobbiamo sostanzialmente notificare a tutti gli oggetti che fanno il binding con le proprietà del view model se una proprietà cambia. Tipicamente, utilizzando sintassi moderna di C#, implementiamo una funzione set rispetto a una proprietà di tipo t, property, t value, e attributo color member name string property. Color member name va incluso il namespace system runtime compiler services. E qui cosa dobbiamo andare a fare? La property, attenzione, bisogna dire che abbia il default come parametro di default. E a quel punto cosa facciamo? Noi settiamo la proprietà property uguale value, in modo tale che si faccia il set, e poi bisogna andare a notificare property changed, quindi property changed null coalesce, perché se property changed non ha niente associato, allora non bisogna notificare, punto invoke, che cosa? Sender this, e new change event args. Allora new property change event args, quindi diciamo property name, che è quella che riceviamo come parametro. Bene, e così abbiamo le proprietà. Poi nei view model in genere dobbiamo andare ad aggiungere un relay command che implementa l'interfaccia iCommand se abbiamo dei bottoni. Class relay command che implementa l'interfaccia iCommand, implementiamo l'interfaccia, can execute, molto banalmente facciamo return true, in questa fase non abbiamo bisogno di niente di particolare. Perché relay command? Perché andiamo a instradare l'execute che viene dato dall'interfaccia utente verso un action che andiamo a implementare. Quindi private action object che riceveremo tramite costruttore public relay command action object action che andiamo ad assegnare alla variabile membro action. Ecco che quindi nell'execute this.action null coalesce, se per caso da relay command effettivamente ho passato null, punto invoke il parametro. D'accordo? Così abbiamo implementato anche il supporto al comando. Benissimo, a questo punto andiamo ad aggiungere la nostra view, quindi una window WPF che andiamo a chiamare canvas window. Benissimo, a questo punto sfruttiamo la nostra griglia perché andiamo ad aggiungerci un paio di righe, quindi grid.row definitions. Row definition height asterisco per dire prenditi tutto lo spazio che serve a meno di quello che è già definito da altre parti, per esempio height 100, per esempio. Non sono un bravo grafico, sia ben chiaro. Ecco che così abbiamo definito una griglia con due righe.
Nella prima riga ci mettiamo il nostro ink canvas, nella seconda griglia ci mettiamo uno stack panel orientato in orizzontale, in cui all'interno, per esempio, ci aggiungiamo un button, un pulsante che avrà come content play. Perché play? Perché dopo che abbiamo disegnato, probabilmente cosa possiamo fare? Possiamo fare il play della curva e il comando dovrà essere binding play, che sarà il play da eseguire come azione da eseguire sul ViewModel. A questo punto play sarà una proprietà che espone un comando o un relay command come abbiamo fatto. Allora, questo pulsante lo andiamo a mettere sulla riga 1.row 1 e poi ci andiamo a mettere una dimensione 100. Fa schifo, eh? Sono perfettamente d'accordo. Per cui, ecco che il pulsante, così. Questo ce lo mettiamo qua. Ecco che quindi l'ink canvas sta sulla riga 0, mentre il pulsante sta sulla riga 1. Ah, chiedo scusa, no, chiedo il pulsante sta giustamente qui, mentre è lo stack panel che sta nella riga 1. Ok, e andiamo a mettere orientation, flow, direction, left to right. Benissimo. Ottimo. A questo punto, questo pulsante play dovrà essere un. Torniamo al nostro canvas view model, per cui ci dovrà essere un i command di play get set. Andiamo ad aggiungere un costruttore. E in play andiamo ad aggiungere un relay command andrà a fare qualcosa. Cosa ci manca? Beh, ci manca effettivamente il fatto di andare a sapere dov'è il disegno, no? Perché adesso qui, come abbiamo fatto l'esperimento prima, possiamo disegnare, ma noi come abbiamo accesso al disegno? Il canvas ha una proprietà che si chiama strokes. Bene, allora dobbiamo bindare questa proprietà strokes in una proprietà equivalente che si chiama strokes sul view model. Benissimo, andiamo a questo punto a implementarla. Per cui noi abbiamo public stroke collection, che è il tipo della proprietà strokes. Andiamo ad aggiungere il namespace, vedete system window ink strokes. Benissimo, e andiamo a inizializzarlo. Strokes uguale a new stroke collection. Andiamo ad aggiungere a questo punto, facciamo funzionare l'applicazione var uguale a new aggiungere system windows come namespace, creiamo il view model new canvas view model e andiamo ad aggiungere il namespace, andiamo a creare una view, new canvas window. E anche qui andiamo ad aggiungere il view model, namespace. Andiamo ad associare nella proprietà data context il view model, che sarà l'oggetto in binding, e a questo punto facciamo application.run di view.
Il fatto che il pulsante sia là in mezzo mi dice che c'è qualcosa che non va, infatti effettivamente il problema è questo, che Link Canvas non va qui, ma va qua sopra. Ecco che il pulsante va verso sinistra, Link Canvas va verso destra, Link Canvas va fuori perché è nella riga 0 rispetto al panel che è sulla riga 1. Proviamo ad eseguire. Andiamo ad aggiungere un placeholder locale, var s uguale a this.. Strokes, e vediamo di provare il simulatore. Ok, facciamo una prova, disegniamo una linea, schiacciamo play ed ecco che in S vedete che c'è una collection di qualcosa, vedete uno stroke, che cos'è uno stroke? E vedete count 146, ecco che abbiamo tutti i nostri punti, stylus point, e vedete XY, nonché addirittura anche una descrizione, nonché anche il fattore di pressione, se ci interessasse, per esempio, di utilizzare la pressione per il punto più grosso piuttosto che il punto un pochettino più piccolo. Bene, adesso quindi vediamo di implementare il simulatore perché abbiamo i punti. Sostituiamo questa riga con un vero e proprio play imp con this.strokes. Generiamo il metodo. E a questo punto cosa facciamo? Allora, trasformiamo gli stroke in qualcosa di più utile. Allora, intanto cosa supponiamo? Allora, supponiamo, allora, facciamo intanto dei allora. Dobbiamo implementare le proporzioni, quindi trasformare delle coordinate schermo in coordinate temperatura-tempo. Allora, prima di tutto andiamo ad aggiungere l'enqueue. Cosa scriviamo? Allora, la collection di stroke. Allora, lo stroke è una sequenza di punti e qui abbiamo tanti punti. Prendiamo, supponiamo che ce ne sia sempre una e quindi var stroke uguale a strokes punto first. A questo punto possiamo fare var x min uguale a stroke punto min stroke punto stylus points punto min di punto x. A questo punto possiamo fare la stessa cosa per xmax. Facendo i furbastri calcoliamo anche y minimo e y massimo. Ecco qua che abbiamo le nostre coordinate minimo e massimo, a cui noi andiamo a fare una supposizione. Quindi, allora, intanto li sposteremo per comodità da xmin a 0 e quindi questo lo facciamo corrispondere a t uguale a 0. Questo lo facciamo corrispondere alle 24. Questo lo facciamo corrispondere a temp uguale a 0 e questo lo facciamo corrispondere a temp uguale a 400. A questo punto, se noi facciamo for each var sp in stroke.stylusPoints e dato che ci siamo ordiniamoli anche per x e
Noi sappiamo che la nostra T, che cos'è? È x, la x del punto meno x min, e quindi l'abbiamo portato allineato allo 0 per ventiquattro fratto per 24 fratto x max meno x min. Facciamo a questo punto la stessa cosa, var, non bat, per la temp. Abbiamo y per tutto y min, invece di 24 abbiamo i 400, dove y è così. A questo punto questi valori diventano, come vedete, diventano dei double, ci va bene così. Ecco che a questo punto noi abbiamo tutti i nostri, abbiamo i nostri eventi. Per certi versi noi potremmo andare a dire che se questi, potremmo pensare di fare una cosa, che questo sia un tempo in secondi, dove questo tempo in secondi invece che essere per 24 andiamo ad aggiungere per 86.400 se questo è il numero di ore, chiedo scusa, sono il numero di secondi per ora, quindi 3600. Se noi diciamo che var data, diciamo che è date time.today.addSeconds tSec, così noi abbiamo che cosa? Abbiamo l'evento con la data. Con la data esatta di oggi, oppure possiamo dire che sono i dati telemetrici di ieri, punto addDays-1, punto addSeconds. In questo modo possiamo posizionare in una maniera corretta questi dati nell'asse temporale. Dobbiamo fare una correzione ancora, perché dobbiamo ricordarci una cosa, e uso OneNote da questo punto di vista, che noi abbiamo la convenzione di disegnare gli assi cartesiani così, ma la grafica dello schermo ragiona in questo modo. Le x sono orientate in questo modo, ma le y sono invertite. Quindi la y non è, il punto non è orientato nella maniera giusta, ma noi dobbiamo calcolare il punto massimo meno la y, y max meno sp y. Quindi facciamo la prova. Bene, disegniamo la nostra curva, facciamo play, aggiungiamo nel watch la data, il tempo in secondi e la temperatura, e a questo punto, procedendo con il continuo, noi dovremo vedere che la temperatura sale. Benissimo, a questo punto siamo pronti a spedire questi dati ad un nostro device IoT. A questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere come package NuGet Microsoft Azure Device Client, utilizziamo pure anche la più recente preview che abbiamo a disposizione, non è un problema, non dobbiamo usare funzioni particolari. Allora, andiamo ad aggiungere un device client al nostro view model. Non pretendo che questo codice sia production ready, intanto lo butto come variabile membro. Quindi device client, e aggiungiamolo come using.create from connection, create from connection string
Non vado nemmeno ad aggiungere un file di configurazione, andiamo ad aggiungerla direttamente nel codice. Poi saranno raffinamenti successivi. Creiamo la variabile membro device client. E a questo punto, prima di andare a creare l'identità del device e anche l'IoT Hub, andiamo a creare questo. Allora, intanto trasformiamo la funzione playImp in asincrona, quindi async task, aggiungendo task come using. Ovviamente questo play diventa asincrona, quindi bisogna andare a trasformare in asincrona anche fare await della callback. Ottimo. A questo punto dovremmo costruire il messaggio, quindi var msg uguale a new. Usiamo pure i tipi anonimi. Facciamo date uguale a data. Temp uguale a temp e ci mettiamo device ID device 1, qualunque cosa esso sia. Trasformiamolo in JSON, quindi JSON serializer, utilizziamo il nuovo serializzatore system text di JSON, quindi serialize di msg. Var bytes, facciamo l'encoding in bytes. Get bytes di JSON. E a questo punto var message uguale a new message di IoT Hub e gli passiamo i bytes. Non parliamo del fatto che potremmo usare le properties per utilizzare il routing, questo magari lo sfruttiamo come argomento per un altro video. A questo punto, await device client.send event async di message. Eccolo qua. Perfetto. Non mettiamo nessun controllo. Ripeto, è un codice di demo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare il nostro IoT Hub, prendere l'identità del device, metterlo nel client e creare un endpoint per vedere che gli eventi possano effettivamente arrivare. Bene, adesso nel nostro portale Azure andiamo a creare un nuovo IoT Hub, create. Creiamo un nuovo resource group. Lo mettiamo in West Europe. Diamo un nome all'IoT Hub. Il TRS1 va bene. E creiamo. Validazione e creazione. Bene. Il nostro IoT Hub è stato creato, andiamo alla risorsa, andiamo su IoT Devices, creiamo un nuovo device, diciamo che è device 1, symmetric key va benissimo, salviamo, il device è stato creato, rientriamo e ci prendiamo la connection string. Andiamo in create from connection string e andiamo a incollarlo. Bene. Il client è pronto. A questo punto, nella speranza che funzioni tutto, come sempre, ci sarà qualcosa che non va. Come facciamo a verificare che effettivamente funzioni? Così per scrupolo faccio anche un'altra cosa. All'interno di questo codice faccio await task.delay, diciamo 1000. Quindi facciamo un evento al secondo che venga spedito, perché sennò poi ci vediamo che gli eventi vengono giù veloci e non ce ne rendiamo conto. Come facciamo a verificare che stia funzionando? Perché in effetti in questo momento non abbiamo nessuna ingestion degli eventi. In questo caso ci può venire,
in aiuto la Azure Command Line, quindi la riga di comando. Perché? Perché se noi scriviamo AZ IoT Hub Monitor Events, quindi comando a famiglia IoT, andiamo a vedere degli hub, sottocomando Monitor Events, questo tramite, vedete, posso specificare il nome dell'hub e questo comincia a ricevere gli eventi, come se avessimo agganciato una function o Stream Analytics o qualche altro, semplicemente per vedere gli eventi che girano. Quindi eseguiamo hub name Device Simulator. Ecco che Starting Event Monitor. Benissimo. A questo punto cosa facciamo? Eseguiamo il nostro simulatore che sta nella nostra finestra. Benissimo. Adesso ci mettiamo la nostra finestra di debug. Vediamo di ridurle in modo tale che si vedano entrambe. A questo punto prendo la penna e disegno un andamento e a questo punto faccio play. Eccoli, vedete che arrivano gli eventi con il tempo, vedete la data che prosegue rispetto alla mappatura che noi abbiamo fatto con i valori che noi stiamo vedendo. Effettivamente c'è un flesso che va verso il basso, poi a un certo punto dovrebbe salire. Vediamo. I punti più o meno abbiamo detto che sono 100. Ecco che adesso tende a salire. Ovviamente non ho fatto nessun controllo sulla risoluzione, sui con il codice di demo, ma ecco che vedete che adesso la temperatura tende a salire. Bene, ricapitoliamo quello che abbiamo fatto. Abbiamo utilizzato WPF implementato con .NET Core 3.1. Abbiamo implementato un'applicazione tramite Ink Canvas per disegnare quelle che sono delle stroke, che sono delle liste di point, di punti, diciamoli così. Questo punto viene convertito dalle coordinate XY a delle coordinate tempo temperatura. Quindi questo punto che ha delle coordinate xy, appunto abbiamo detto t temp, questo diventa un messaggio, o meglio un evento tramite IoT hub. Bene. A questo punto possiamo chiederci: what's next? Cosa possiamo fare? Beh, allora, possiamo fare controllare le unità di misura e quindi diciamo quello che era tmin, tmax, temperatura minima, temperatura massima, settare l'unità di misura, perché magari vogliamo una temperatura, una quantità, una portata, un volume, una vibrazione, quello che vogliamo. Possiamo fare save dei punti in modo tale da disegnare dei profili di uso, per poterli tenere pronti come dei modelli da poter utilizzare ogni volta che vogliamo, che ne so, salvare una rampa, una sinusoide, un andamento temporale fatto in un certo modo, con dei parametri che magari permettano di riscalare. E come cosa, poi terza cosa, potremmo fare un player, in modo tale che si possa eseguire questi profili senza doverli ridisegnare, quindi avere due applicazioni, un editor e un player. Ma questo sarà oggetto di un prossimo video. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto.
Pubblicherò il codice nel mio GitHub, qui vedete l'indirizzo. A questo punto vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!